ragazzi, ciao a tutti, Nick raga, bentornati qui nell'anteprima di Farming Simulator 25. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di preacquistare, preordinare questo gioco scontato, e nello stesso sito trovate anche tanti altri giochi scontati. Poi vabbè, se non siete ancora iscritti al mio canale e vi stanno piacendo i miei video, vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e magari anche a lasciare un mi piace. Allora, non ho ancora messo il volante, anche se vi avevo detto che lo volevo fare, però volevo fare un'altra cosa. Volevo fare un'altra cosa perché alla fine è bello mostrare cose nuove. Alla fine il volante è il volante, quindi si trova sempre il tempo di metterlo. Volevo fare una cosa diversa. Allora, innanzitutto scusate un attimo, ma ho dovuto fare delle piccole prove, quindi ho disattivato i salvataggi automatici per fare appunto delle prove, quindi evitiamo di non salvare la partita poi. Ok, allora voglio provare gli animali, ovviamente non tutti, qualche piccolezza, così, per farvi vedere un po' una cosa spicciola, perché ancora non abbiamo visto effettivamente gli animali, non abbiamo visto il menu di costruzione, c'è ancora molto che non abbiamo visto, quindi intanto ci dovrei rimettere qua l'operaio, però io sinceramente l'operaio, inaspettato, il campo non è in tuo possesso. La missione l'ho finita? Terreni. Era questo? No. Come è finito? Attivo. Completato. Ah, non l'avevo manco fatto caso. Ok, raccogli. Ok, perfetto. Mi sa che vado a rimettere un po' il volume del gioco, perché ora che sono da solo senza poddi posso anche rialzare un pochino il volume. Sennò, giustamente, pare brutto avere il volume basso. Allora, quindi mi sa che vado anche a restituire le moto, perché per quanto belle è un costo che devo mantenere inutilmente. Vorrei capire dove si vedono i mezzi che ho preso a noleggio effettivamente. Come faccio a capire i mezzi che ho preso a noleggio? Ah, eccoli qua. Però peccato che non si capisce se un mezzo è a noleggio oppure no. Se lo voglio restituire, come si fa? Indietro, vedi sulla mappa precedente, non ho la più pallida idea di come si fa a restituire un mezzo. Devo dire che, beh, magari perché il gioco è nuovo, però mi trovavo ovviamente, cioè ci riuscivo in quello di prima di farming, e qua non sto minimamente a capire. Vedi sulla mappa, ma ripristina indietro, sali, crea, lavoro. Vabbè, non lo so, poi cercherò di capire come si danno indietro i mezzi. Allora, intanto mi serve il camion, perché devo scaricare questo mezzo, quindi il camion sta qua. Allora, oggi vorrei appunto dare un'occhiata agli animali, perché ci sono alcune novità anche da questo punto di vista, eh. Andiamo un attimo a scaricare il riso, perché devo mettere anche questo operaio a lavorare, così ci portiamo avanti naturalmente. Ah, ok, si scarica dall'altro lato e io mi giro, qual è il problema? Ok. Mi sa che spengo il motore qua. Allora, devo andare là sotto. Troviamo la strada, tanto mi manca l'ultimo campo a riso, Che poi ovviamente voglio farvi vedere tante altre cose, voglio farvi vedere la pioggia, voglio farvi vedere molte cose. Solo che ovviamente il problema è sempre il tempo, ovviamente, no? Quindi vediamo cos'altro riesco a fare. Ah, ovviamente alle 21 ragazzi vado in live con Farming 25, Quindi ovviamente vi aspetto alle 21, so bene che lì comincerete a farmi 10 miliardi di domande, ma ci sta, giustamente. Cercherò di soddisfare un po' quasi tutti le vostre richieste, perché ovviamente so che sarete in tanti e non ce la farò probabilmente, ma ci provo. Allora, voglio un attimino mettere l'operaio qua e poi voglio farvi vedere il menu il menu quello per posizionare appunto gli oggetti, perché ho già dato un'occhiata, c'ha delle belle novità. Novità che ci stanno, eh. Ah,
Allora, qua ci metto l'operaio, tanto penso che se la vede lui quello che vuole fare fa. Ormai ho capito che l'operaio già di base fa il giro del campo, non è che devo spiegarglielo. Mi ha fatto picchiare un infarto. Mi ha fatto spaventare, mannaggia lui. Ok. Allora, dunque, gli animali, o meglio, il menu per posizionare, insomma, il menu costruzione. Ok, vediamo. La metto lì così vi faccio un po' vedere qua. Allora, capannoni, vedete com'è strutturato adesso il menu? E questi sono tutti i capannoni che possiamo ovviamente posizionare. Basta passarci sopra che spiega un po' il tutto. Un posto dove tenere le galline è questo, la baracca. In che senso è un posto per tenere le galline? Ma a me pare un normalissimo... una baracca per metterci dentro qualche attrezzo. Non capisco perché metterci le galline. Cos'è che non so? Come mai? Perché metterci le galline? Per i veicoli e attrezzi. Per riporre i suini. Ma forse si possono fare cose personalizzate. Che però ancora non lo so. Ancora ovviamente ne so poco. Per ora ho visto giusto un paio di cosette. Vabbè, ci stanno i silos, ovviamente, l'ampliamento silo, elementi costruibili, le case, la fattoria in pratica, i container, quello per l'acqua, serbatoio fertilizzante liquido, ruota a vento con serbatoio idrico. Ah, può rifornire d'acqua alle tue cisterne. Interessante. Quindi la cisterna stavolta è vuota, non è più piena già di base? È già vuota in partenza? Io questa la devo posizionare perché sono curioso. E la piazzerei... Allora, abbiamo la modalità libera, no? Modalità libera. Ok, e anche adesione. Bella, l'adesione è bella. Mi piace. La piazzo qua. E il mulino mi piacerebbe pure piazzarlo perché vorrei capire. Ok, voglio capire questi, no? Giustamente, vabbè, serbatoi del carburante e quant'altro. Attrezzi, vabbè, e questo lo voglio, perché ora poi vi faccio vedere una cosa. Quindi la idropulitrice io la voglio. E magari aria vietata, vietata perché? Posizione oggetto, posizione libera, aria vietata. Boh, sempre vietato. E dove li lavo sti mezzi allora? Metto qua, no? È un po' brutto qua. Lo piazzerei qua, guarda. La stazione meteorologica migliora le previsioni meteo per la tua fattoria. Beh, visto che visto che ci stanno i tornado, non mi dispiacerebbe, eh? Visto che ci stanno i tornado, una la prenderei proprio. Fattorie. Allora, fabbriche. Allora, vabbè, questo si sa. Carpenteria, fabbrica cemento, filanda e tutto il resto, insomma. Già i prodotti li abbiamo visti, quindi sappiamo bene che poi ci sono le relative fabbriche. Caseificio, mulino per grano. Mulino per grano così piccolo? Ah, quindi per fare la farina c'è pure ora qualcosa di più piccolino, non per forza roba gigantesca. Buono. Buonissimo, buono. Finalmente, no? Sempre roba troppo costosa. Punti vendita... le serre, coltivazione, quindi abbiamo appunto uva, olive e anche la risaia se vogliamo noi stessi creare un campo di riso. Se vogliamo creare il campo di riso c'è la risaia e possiamo creare un campo, ma non mi serve perché ne ho già tre. Generatori, quindi paleoliche, pannello solare, c'è poca scelta ma poi sappiamo che con le mod. Recinti, qui se vogliamo scegliere, se vogliamo recintare c'è una bella scelta. Le luci, se abbiamo bisogno di mettere qualche luce. E altro, vediamo, un garage per riporre veicoli e attrezzi, serbatoio idrico vecchio, decorativo però. Questa è tutta roba decorativa però, tutta roba decorativa. Non ha nulla di funzionale. Qui c'è il classico modellamento, smussa, pendenza, classico. La vernice, ovviamente, alberi, piante, il classico. Allora, andiamo sugli animali, no? Perché vi ho detto
che vi volevo far vedere un po' gli animali. Allora, pascolo per bovini, un posto dove tenere le mucche. Attenzione, questa è una stalla per la riproduzione, non è possibile produrre latte. Qui è solo per far crescere le mucche, da neonate, diciamo, da piccole a grandi, insomma, o medio grandi, no? Poi vabbè, c'è anche questa è uguale, a quanto pare queste due fanno la stessa cosa, però questa è più grande. E poi qua c'è proprio, no, neanche. Anche questa è solo che è più grande e serve solo per far crescere le mucche. Poi questo invece mi sa che è proprio, qui è proprio per fare latte, stalla per bovini. Un posto dove tenere le mucche. Quindi in pratica non c'è più una cosa piccola per le mucche, per fare il latte. Quindi mo per fare il latte ci vogliono minimo 500.000 euro, 250.000 euro minimo, ammazza. Cavalli, un posto dove tenere i cavalli. 11 cavalli, 9 cavalli. Costa meno della metà e tiene solo 2 cavalli in meno. Quindi questo è buono. Questo per 2 cavalli in più. Questo tiene 13 cavalli. Questo ne tiene 16. E questo anche 16. Suini. C'è quello piccolo. Da 36, da 50. Un altro da 25. Però forse questo c'ha pure tipo garage, forse. Un posto dove tenere i suini più garage per riporre veicoli e attrezzi. Quindi addirittura adesso abbiamo due in uno. Questo è per i suini pure. E questo pure. Poi pecore, vabbè, galline, per le galline diciamo anche qui c'è una bella scelta. Si parte da 2450 euro per 31 galline, 30 galline. Questo però è chiuso al coperto. Anche questo 20 galline, ma è diciamo chiuso al coperto. No, l'ho piazzato! Ma... ah, ok, però lo posso rivendere al... ah, vedi, sbagliando... sbagliando ho scoperto che lo posso rivendere allo stesso prezzo. Non mi paga più la metà, mi dai indietro i soldi, precisi, buono. L'ho piazzato per sbaglio, accidenti. Vabbè, poi questo è da 20, da 20, da 20 e da 360. Ma che è? Ah, pensavo che era la pioggia. Cos'è questo? Ah, per le api. Ma che cos'è? Sarà posizionato in un luogo centralizzato da acquistare e posizionare a parte. What? Le posizioni, gli alveari accanto ai campi, alcune colture daranno un raccolto più ricco. Ah, ok. Forse questo è per fare tipo un... ah no, ora è apparso, ok. Ok. E la cuccia del cane. Allora, io volevo farvi vedere le pecore, quello più economico ovviamente, perché non è che siamo ricchi. Allora, c'è una cosa molto bella. Vedete quanto spazio richiede, no? Richiede un bel po' di spazio. Spazio che tutto sommato neanche ho. Non ho questo spazio. Ma possiamo abilitare la modalità libera. Con la modalità libera è impossibile. Ok, con la modalità libera. Ok, ah, un'altra cosa molto bella, ragazzi. Impossibile posizionare qui il recinto. Perché? Adesso fa anche vedere cosa dà fastidio. Vedete? Fa capire, oh, attenzione, che quello dà fastidio, attenzione, quell'altro dà fastidio. Adesso è facile capire cosa uno deve togliere. Allora, io vorrei posizionare questo, però è troppo vicino al campo. Ma in teoria, proprio perché faccio modalità libera, me lo dovrebbe posizionare lo stesso, in teoria. Attiva adesione, non mi serve l'adesione. Non me lo fa posizionare. Bel problema, perché è proprio quello il discorso. In teoria lo posso creare piccolo. Non ho bisogno di metterlo grande. Però così mi avvicino. No, così mi avvicino troppo al terreno. Accidenti. Ah, c'è anche questo. Beh, c'è pure questo. Però 48.000 euro non mi dispiace. 26. Ah, perché questo richiede acqua. Questo no. Vorrei provare con questo allora. Quasi quasi. Lo mettiamo? Configura. Aspetta, c'è anche configura. Pannello solare addirittura. E come ci vado lì? Dov'è il mouse? Sì, ma come ci vado?
Sì, ma manca il mouse. Ah, eccolo. 12.000 euro con i pannelli solari. Fico. Il pannello solare mi dovrebbe far guadagnare dei soldi. E che devo fare poi? Per tornare indietro? Ah, ok. 48.000 più qualcos'altro, ovviamente. Allora, diciamo che lo voglio piazzare qua. Vuoi personalizzare la recinzione? Posso anche dire di sì. Cioè, praticamente, vedete, posso adesso anche modificare quanto è grande la recinzione. Se la voglio fare lunga, se la voglio fare più corta, oppure se voglio fare una cosa mega corta. E difatti io non vorrei neanche andare troppo verso il campo, però vabbè, fa niente. Ok, credo di aver finito. Che devo fare poi? Posiziona, cancella, segmento, attiva, zoom, bla bla. L'ho fatto? No. Ho finito? Che devo fare ancora? Emmo? Annullare la creazione? No, come si... Forse ho sbagliato qualcosa. Cancella ultimo segmento. Ok. Ok, e poi quindi... vabbè, sai che ti dico, lascia sta, posiziona normale. Vabbè, posiziona normale, buono pure. Allora, quindi ho preso le pecore. Non sono riuscito a creare un recinto personalizzato, però nella prova che ho fatto ci ero riuscito, però era un altro tipo di recinto. Allora, c'è una bella novità che adesso vi vado a far vedere. C'è una bella novità. Allora, innanzitutto questo non richiede acqua, quindi buono. Andiamo a prendere... io prenderei direttamente le capre, perché tanto sono anche quelle una novità, quindi... Prendo delle capre. Ovviamente se le compro direttamente da qui pago un po' la tariffa, no? Quindi diciamo che per esempio voglio 10 capre. Compra, ok, ho speso 3.000 euro, ok, ho comprato le capre. Adesso vi faccio vedere la novità, quello che ho notato. Se andiamo qui, guardate un po', se andiamo qui a vedere le capre, guardate cosa possiamo leggere qui, prato. Cioè, non c'è neanche bisogno che gli do da mangiare adesso, perché praticamente le capre si mangiano direttamente l'erba che c'è già nel recinto. Cioè, le caprette si mangiano già l'erba del recinto. Cioè, già stanno mangiando, non gli devo dare cibo. Si mangiano l'erba del recinto. E lo stesso vale ovviamente anche per le pecore. Forse vale anche per le mucche, non lo so. Probabile, penso. Anche le mucche mi pare che mangiano erba. Però magari forse loro non sono soddisfatte. Sappiamo che le mucche vogliono tante cose diverse, quindi... Quindi, insomma... E non lo so se devo comunque dare erba oppure no, non lo so, perché magari tipo come prato è un po' scarso, 530, magari il prato non ci basta e forse è per quello che potevo creare il recinto più grande, forse potevo creare il recinto grande per avere più prato, certo, così ha senso, certo, più è grande il prato più cibo hanno loro, peccato che... Non credo che posso modificare il recinto adesso. No, c'è solo rinomina. No, aspetta. C'è rinomina e basta. Non entra in modalità demolizione? No. Peccato. Speravo che si poteva modificare. Mi sa che... Vabbè, se lo vendo mi danno 30.000 euro. Già se perde. Vabbè, in caso gli devo dare un po' d'erba. Il problema è che non so dove pigliarla. Vabbè, e che altro, raga? Quello tra un po' finisce. Cos'è sto rumore? Oh. Ah, mi sono spaventato. La idropulitrice. Questo è per il meteo, sperando che mi aiuta. E meno male mi segna che c'è pioggia. Cioè, boh, pioggia per le ore 14. Tra le 14 e le 16 pioggia, la sera pure. Ok. Ah, poi dobbiamo vedere questo. F1, cambia utensile, cambia visuale, accendi torcia, boh.
Non lo so questo come funziona, sinceramente. E questo... Non ho la più pallida idea di quanta acqua c'è qua dentro. Comunque devo fare una cosa. Devo andare a prendere una botte per l'acqua. Perché ho una serra, hanno bisogno di acqua. Quindi... Per l'acqua mi serve barile, barile. Pecore non ne ho per ora. Questo è più piccolo, questo è più grande. Va bene, piglio uno piccolino, va. Compra, come si compra? Compra, compra. Ok, allora, ci vorrei mandare, giustamente, l'operaio. Allora, aspetta, come si faceva per mandare l'operaio? Io mi trovo qua, crea lavoro, vai allo shop. Ma non ci va. Ma non capisco. Questo non lo so, crea lavoro, vai. Forse se lo metto in strada... No, non ci va, non capisco, non lo so. Aspetta, ma io ho comprato il... Ah, crea lavoro, ok, appunto. Ma non ho comprato la botte, dove sta? Ma la botte dov'è? Boh... Non l'ho comprata la botte quella dell'acqua. Ok. Allora. In teoria ho comprato la botte dell'acqua, però non lo so. Comunque, non lo so, faccio una fatica a mandare in giro l'operaio. C'ero riuscito giusto una volta. Si apre la mappa così. Ok, posso vedere dove sto andando. Ah, sta passando anche il treno. Ma non ho preso la botte, non la vedo. Aiutante ha completato il lavoro. Buono, 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 buono. Ah, la botte è lì, difatti. Però dalla mappa non la vedevo. Io se premo H, ok, consegna, no, non è una consegna, carica, vai, vai, vai in farm, arriva in farm, no? Ah già, inizia lavoro, mannaggia a me, me lo dimentico sempre, mi dimentico sempre di premere inizia lavoro, accidenti, com'è che me lo dimentico sempre? Va bene, allora, quello ha finito... Non lo so se posso guidare qui, ma vabbè. Scarichiamo il riso. E ce ne andiamo a parcheggiare. Ah, lo laviamo. Ci abbiamo la idropulitrice, lo laviamo. Quindi,
Quindi avete visto quanto è bello il fatto che ora calcola pure il prato, insomma, no? Per le pecore, e probabilmente anche per le mucche, o forse per i cavalli, anche se i cavalli vogliono fieno, mi ricordo, quindi quella è erba. E le pecore ovviamente si accontentano di erba. È da vedere poi man mano. Bella lavata. Ma? Ah, si può spostare ora? No, vabbè. No, vabbè, ma che ne sapevo, raga? Ma che figata. Ma questa proprio no. No, vabbè, che? Pensa un po'. Non lo sapevo minimamente che ora è diventato un veicolo. Strabello, così uno se lo mette dove vuole quello, ci sta. Ci sta veramente tantissimo. Ah, ok, l'operaio è arrivato, quello con l'acqua, la botte più che l'acqua. Ora vorrei capire l'acqua. Come la pigliamo quest'acqua? Ho messo il mulino, ho messo due cose, non ci ho capito niente ancora. Avanti, scarichiamo sto riso. Prendiamo la botte. Ma guarda quello! Mi ha tagliato la strada praticamente. Allora, io non lo so, l'acqua me la fa pagare, ci sta, non ci sta, me la fa pagare, ok. Quest'acqua me la fa pagare. E questo non lo so. Ah, forse devo aspettare che si riempie di acqua piovana, oppure durante la giornata questo si riempie. Non lo so questo come funziona. Questo come funziona non ne ho la più pallida idea. No, la pago l'acqua. La pago. Quindi, buh, non lo so, pensavo che magari... Ho pensato che magari estraeva acqua dal sottosuolo e magari, boh, non la pagavo, ma che ne so. Mi sono fatto tutta un'idea sbagliata, evidentemente. Allora, questa è la serra dei funghi, eh. Questa è la serra dei funghi. E poi devo mettere l'acqua nella serra quella per fare i semi di riso, le piantine del riso. E poi voglio farvi vedere. E poi vorrei far passare un po' il tempo perché dovrebbe piovere tra poco. Così magari vi faccio vedere un po' la pioggia. Ci guardiamo un po' la pioggia, ci guardiamo. E anche quella è una bellissima novità, eh. Cioè, ci sono delle belle cose da vedere con la pioggia. Ah, che poi guardate anche come si sta sporcando la ruota di terra e bisogna lavarla. Allora, ecco, ho già lavato la ruota praticamente. Ah, guardate anche come l'effetto bagnato, guardate. Ci abbiamo anche l'effetto bagnato adesso. Ma che bello. Allora, a questo punto vorrei andare a vedere la questione della serra. Sì, beh, l'acqua c'è, la produzione... No, produzione è attiva o no? Blu. Sì, è attiva, se no era disattiva, ok. E questa mi fa le piantine di riso, ci sta alla grande. Allora, vorrei vedere un po' la pioggia. E allo stesso tempo vorrei vedere gli animali.
Aspetta, prima della pioggia però voglio un attimo farvi vedere le caprette. Guardate come saltellano, felici. Le caprette ti fanno ciao. Allora, adesso faccio arrivare la pioggia e così andiamo a vedere l'effetto della pioggia. Metto quindi il gioco veloce. E speriamo che tra poco effettivamente piove. Intanto vediamo qua, ci abbiamo l'altalena. Un po' diciamo di decorazioni ci abbiamo qua. Ah, ecco la pioggia. Oh. E vi voglio far vedere come ovviamente gli attrezzi si bagnano, vedete? Magari si lavano pure con la pioggia, ci starebbe pure bene. Sotto la pioggia ci sta che magari i mezzi poi risultano, diciamo così, lavati. Un pochino, ma un po' almeno, eh. Oh, guarda il mulino come gira veloce, Questo mulino non so a che serve, forse è solo per comprare l'acqua. Guardate, ovviamente, già era bagnato prima, mo è ancora più bagnato il trattore. Mannaggia sto coso qua. Vorrei andare sul terreno per vedere tipo se ci si sprofonda di più. Aspetta, ma non, tanto non ricresce, è da riseminare, no? Penso di sì. Ovvio, no? Ah, guardate le ruote come si stanno sporcando di fango. Guardate le ruote completamente sporche di fango. Ovviamente ora andremo a pulirle. Intanto le caprette mi fanno ciao. Ah, un'altra cosa vi devo far vedere. È vero, mi stavo dimenticando. Volevo farvi vedere anche che la pioggia, magari non ora, ci vuole ancora un po', ma dopo un po' la pioggia, diciamo che bagna i capretti. E i capretti poi si vedono, diciamo, bagnati, eppure addirittura si vede anche l'acqua che, diciamo, rimbalza sulla capretta. Eccolo, eccolo, adesso si vede, adesso si vede. Adesso si vede l'acqua che rimbalza, ecco, avete visto? L'acqua rimbalza sulla pelliccia delle nostre caprette. Almeno ogni tanto si nota, sì. Ogni tanto si nota. Vabbè, ancora c'è un po' di imperfezione, sì. Gli animali trapassano le porte, vabbè, pazienza. Allora, vediamo un po'. Ecco, sì, ho lavato il fango. Ho tolto il fango dalle ruote, perché secondo me poi fa perdere aderenza, ovviamente, no?
Allora, ragazzi, io vedo che il tempo è volato e per ora penso di fermarmi. È chiaro che c'è sempre molto altro da vedere, però purtroppo col tempo che ho, penso che in questo video comunque vi ho fatto vedere tante belle cose. Pare quasi che sta spuntando un po' di nebbia addirittura, però ci sta, Ci sta, devo dire. Ok, aspetta, una cosa vi devo... anzi, due cose vi devo ancora far vedere. È vero, prima che mi dimentico. Le pozzanghere in strada... Ma c'è un'altra cosa molto bella che vi vorrei far vedere, l'ho notata. Vediamo se riesco ad andarci. Devo andare in città perché vi voglio far vedere gli effetti di luce in città, perché sono veramente belli. Vabbè, basta andare sulla moto. Vedete i riflessi delle luci? I riflessi delle luci nell'acqua. Cioè, ma che roba. Questi vicoli stretti che ci puoi passare solo con la moto. Vedete gli effetti di luce per terra? Bellissimo, eh. Sta bene, ragazzi, penso che per ora ci possiamo fermare. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione ci sta un link che vi permette di preordinare questo gioco scontato, e trovate anche tanti altri giochi scontati nello stesso posto, nello stesso negozio. Vi saluto, ragazzi, ciao alla prossima.